è un obiettivo fondamentale, è un obiettivo fondamentale per poter gestire meglio i pazienti, quindi sicuramente è legato ai rapporti personali che sono sicuramente molto buoni con gli altri specialisti, con i chirurghi in particolare, così come è importante anche che ci sia un ambulatorio di transizione da un ospedale che è vicino al nostro, che fa la parte pediatrica e noi acquisiamo i pazienti poi nell'età adulta, ed anche questo è molto importante. La gestione multidisciplinare è la chiave di tutto, perché il paziente fa un percorso in un unico posto e riesce ad avere delle risposte finali. Non è facile da realizzare, lei mi chiedeva come abbiamo fatto, in realtà possiamo fare anche di più di quanto abbiamo fatto fino adesso, però è la strada giusta. Noi abbiamo una partnership importante con Amici Italia, abbiamo una commissione scientifica all'interno di AIGO che è fatta da specialisti di tutta Italia che si occupa di questo dal punto di vista scientifico, anche dal punto di vista pubblicativo, e dal punto di vista clinico naturalmente siamo vicini all'associazione in particolare e abbiamo già sicuramente dei progetti in essere che saranno altrettanto importanti. L'AIGO su questo in prima linea ed è interessatissimo, ritiene che questo sia uno dei progetti più importanti sicuramente della sua anche formazione, perché poi noi formiamo anche giovani gastroenterologi, in particolare anche su questo settore, oltre che su altri della gastroenterologia.